nuovo umanesimo per Domodossola, si è commosso ricordando la figura di Paola Ruminelli. Che cosa significa tutto questo per la Fondazione? La Fondazione ha la possibilità di fare del bene nell'orma tracciata da Paola Angela Ruminelli, che riteneva la cultura come fondamentale per la salvezza del mondo. Trasportandola nella nostra realtà cittadina, noi pensiamo che Domodossola, grazie a questa alleanza ufficiale e continuativa dalla Fondazione Ruminelli e il Comune, possa ancora di più viaggiare verso un futuro fatto di cultura che inevitabilmente diventa anche un futuro di economia. Quindi noi abbiamo puntato su tre pilastri fondamentali: musei sempre aperti, Domosofia da rilanciare e una grande mostra che richiami turisti e visitatori anche da fuori dal territorio solano. Quindi, oltre agli eventi che organizziamo in proprio, noi stanziamo metà dell'intero bilancio preventivo della Ruminelli annuale per questo accordo con l'amministrazione. Non questa amministrazione, qualsiasi amministrazione anche in futuro potrà essere affiancata dal desiderio della Ruminelli di collaborare per fare di Domodossola quello che Domodossola, forse così importante, così bella, così proiettata al futuro, non è mai stata. La città per il territorio, con la voglia di continuare ad affermare questa capacità di far cultura da parte di Domodossola, che è un po' il riferimento in questo territorio, ma è un impegno forte. È un documento che giuridicamente vincola le parti. La Fondazione Ruminelli assegnerà i contributi di cui abbiamo parlato, i 30.000 per l'apertura dei musei, 20.000 sulla mostra e 10.000 sulla Domosofia, con impegni precisi da parte dell'amministrazione che, come diceva anche il dottor Troletti, garantisce l'apertura costante tutto l'anno dei musei civici, dal giovedì alla domenica, e che soprattutto garantisce di organizzare grandi eventi come una mostra internazionale che quest'anno ripartirà nel 2022, una mostra di altissimo livello che già mi emoziona al solo pensiero di vederla realizzata, e ovviamente si riparte con Domosofia con un grande lavoro di squadra e altri piccoli eventi che ci accompagneranno fino all'estate e poi durante tutto l'anno. Quindi un 2022 veramente fantastico che lancia la città di Domodossola. Un partenariato fondamentale che resterà nella storia della nostra città, perché ha un limite temporale che va fino al 2026, ma potrà essere rinnovato con le successive amministrazioni. Quindi la stabilizzazione di un rapporto di collaborazione che è già vivo da molto tempo. Dopo 2 anni di pandemia finalmente ripartiamo, e con grande entusiasmo, con grande voglia di vivere cultura, di riempire il nostro borgo di cultura. L'accordo si fonda principalmente su 3 punti relativi all'apertura dei musei, a una grande mostra e alla ripartenza di Domosofia. Ma si fonda soprattutto sullo spirito di comunità che è molto forte in città e che racconta la storia appunto di una comunità che è legata fortemente alle sue tradizioni, le vuole valorizzare, le vuole portare avanti con determinazione. Se non sono le 5C non hanno valore, semplicemente non sussistono, perché se non sono ricambiati sono illusioni che procurano. Anche ad Antonio abbiamo messo nelle premesse della convenzione una serie di nostri propositi per il bene della città di Domodossola. Poi ovviamente chi ha tempo lo dovrebbe.